Ma voi ragazzi, le sapete le origini dei Guardiani? Gamora è stata allevata dal patrigno Thanos, con la sorella Sexy. Rocket sa solo di essere stato creato in laboratorio. Drax accenna più volte di aver perduto la sua famiglia. Groot non si è mai espresso sulla questione. Ma cosa sappiamo su Star-Lord? Che ha perduto la madre, che è stato rapito e cresciuto da dei pirati spaziali che l'hanno cresciuto come un vero criminale. Ma su questa cosa del rapimento c'è dell'altro. Dell'altro che ci viene svelato in questo fantastico film, in questo fantastico sequel. Gli amanti dei cinecomics, in particolare dei Guardiani della Galassia, saranno tutti d'accordo su di una cosa. Yondu è stato il personaggio più interessante e carismatico fra tutti i personaggi in questa pellicola. The high-end community is a very tight. I cannot possibly betray the confidentiality of my buyers. E se scabbiamo a fondo nel rapporto di Peter, il vincolo padre-figlio tra questi due è qualcosa che va oltre il legame di sangue. Per questo motivo, oggi vi parlerò di Yondu. Una posta in gioco di merda, James Gunn. Perché ti sei portato via Yondu? Perché non ti sei portato via, che ne so, sua madre? Sua madre, la signora Meredith? Meredith Quill? Ah, ok. Già schiattata? Nel primo film? Ah, cancro? Ah, ok. So che non c'entri niente, ma ti odio, George R. R. Martin. He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Nel sequel dei Guardiani, Yondu dimostra la forza del suo carattere nobile aprendo il suo cuore a Peter Quill, mostrando il lato migliore di un istinto paterno che, a dire il vero, non ci aspettavamo e che lo ha portato a sacrificarsi che manco Junior per Gohan, guarda. Al contrario, quello che doveva essere il suo progenitore, la vita ai propri figli, gliele ha tolte. Per il motivo che sappiamo noi, niente spoiler. Yondu invece risparmiò Star-Lord. Ritengo che sia Yondu in tutto e per tutto il vero padre slash sequestratore di Peter Quill. Si sapeva ben poco di Ego. Secondo la madre di Peter, suo padre era un angelo fatto di luce, anche se secondo Yondu era soltanto uno stronzo e basta. Perché si sa, Yondu per anni aveva tenuto, tra virgolette, prigioniero Peter, approfittando delle sue abilità di ladro razziatore. Tra minacce pesanti, battutacce e non parliamo dello sfruttamento del lavoro minorile. When I picked you up as a kid, these boys wanted to eat you. They ain't never tasted Terran before. I saved your life. Oh, will you shut up about that? God, 20 years you've been throwing that in my face like it's some great thing not eating me. Normal people don't even think about eating someone else, much less that person having to be grateful for it. You abducted me, man. You stole me from my home and from my family. You don't give a damn about your Terra. Ma la stronzaggine era soltanto la facciata dietro la quale si nascondeva la vera essenza di Yondu, quella di un padre adottivo che stava solo cercando di proteggere un bambino dal suo padre biologico, Ego, appunto. Decenni più tardi, Peter incontra il suo malvagio progenitore, il pianeta vivente Ego, interpretato da Carl Fincazzuti Russell, soltanto per scoprire che il suo vero padre è stato tutto il tempo a fianco a lui. Ma chi è Yondu? In realtà, Yondu Udonta fu creato come l'ultimo superstite della sua razza, i Centauriani. Membro fondatore dei primi Guardiani della Galassia, era un guerriero con l'abilità di controllare le sue frecce usando onde sonore, fischi principalmente. Insieme al resto dei Guardiani della Galassia, Starhawk o Atakar, potete chiamarlo come volete, Martinix, Charlie 27, Elita e Mainframe. Più tardi, su Terra 616, Yondu si fa strada come il capo di un gruppo di pirati spaziali noti come The Ravagers, in Italia i Devastatori. Nella versione cinematografica, il Yondu che conosciamo noi, per decenni fu uno schiavo Kree, fino a quando Starhawk, interpretato da Stallone, lo salva, trasformandolo in un Devastatore, uno dei più bravi pirati spaziali, onorando il codice dei Ravagers, ma poi è apparso Peter. Il suo affetto per il ragazzo rese Yondu debole. E una volta rotto il codice dei Devastatori, si sa,
fu bandito, ma la portata degli cazzi che gliele fregava fu colossale. La cosa più importante per lui era soltanto la vita del suo ragazzo umano. Il sacrificio di Yondu è stato un momento molto significativo. Io personalmente ci sono cascato come un ubollo, emotivamente intendo. Da non confondere però con la maggior parte dei film Disney extra succherati, in cui non muore mai nessuno. E tu non negarlo, perché forse anche a te qualche lagrimuccia te l'ha rubata questa scena, dai. È tutto per oggi, non dimenticarti di lasciarmi un like. Se ti è piaciuto il video, condividilo. Iscriviti per altri video come questo. Io sono Likes, a presto. Hey, what do you say, Yondu, huh? Me and you taking down marks side by side like the old days. Let him go! Oh! You always did have a scrum for that! That's why I kept you on as a younger.